Allora, iniziamo prima guardando le slide. Allora, l'agenda di oggi. Allora, come vi dicevo, oggi parliamo di fattibilità dei prodotti finiti. Vedremo i vari parametri di selezione della funzione e come la pianificazione ci sono tantissimi parametri anche in fattibilità, la maggior parte, diciamo, sono gli stessi in comune con la funzione di pianificazione. E vedremo che modificando e attivando e disattivando alcuni parametri, ovviamente i risultati della fattibilità saranno diversi. E quindi è molto importante capire come impostare i parametri. Vedremo l'elaborazione, perché la fattibilità, come la pianificazione è stata rivista negli ultimi anni, una volta era una semplice stampa, dove poi si poteva con l'elaborazione del fattibile anche creare e generare documenti, adesso è diventata una vera e propria elaborazione. Ogni elaborazione è un file, come la pianificazione, che si possono, diciamo, revisionare, ma anche, diciamo, come dire, fare all'interno alcune considerazioni, alcune azioni. Ok? Una volta erano due voci di menu separate, erano due sottomenu, invece oggi abbiamo un'unica funzione fattibilità prodotti finiti, dove si fa sia l'elaborazione iniziale, ma anche la generazione dei documenti. E infatti l'ultima voce è la generazione dei documenti. Importante qui, i documenti che si possono generare dalla fattibilità sono le bolle di lavorazione e i piani di lavoro. Non stiamo parlando di ordine a fornitore. Gli ordini a fornitore si generano nella pianificazione, mentre nella fattibilità si generano bolle di lavoro e piani di lavoro. Allora, Mario mi dice che non sente e non vede. E solo lui ha questi problemi oppure anche altri riscontrano dei problemi sia nella visualizzazione che nell'audio? Fatemi sapere se tutti mi sentite. Altrimenti Mario, qui tutto ok, si vede e si sente. Ok, allora Mario ti consiglio di uscire e rientrare. Magari hai qualche problema al PC oppure non si è attivato l'audio. Ti consiglio di fare questo. Esci e rientri con lo stesso link. Magari dammi un feedback. Vediamo se io qui vedo che è tutto a posto. Allora, se voi mi sentite e mi vedete, vado avanti. E ricordatevi che il corso verrà registrato, quindi non subito, ma appena i miei colleghi riescono a caricarlo, verrà caricato su Edupass nella sezione produzione. Ok? Perfetto, andiamo avanti. Allora, la fattibilità risponde a quali domande? Quanti e quali prodotti finiti posso produrre? Quali sono gli ordini clienti che posso soddisfare? Cosa manca per produrre i prodotti finiti rimanenti? Allora, la fattibilità è importantissimo, diciamo, un programma diametralmente opposto alla pianificazione. Chi ha seguito il corso, l'ultimo corso che ho fatto sulla pianificazione, sapete che nella pianificazione, in base ai prodotti finiti che devo produrre, mi dà la lista dei materiali mancanti, cioè quello che devo ordinare al fornitore per poter soddisfare i miei ordini clienti, le mie bolle. Ok? E diametralmente opposto è la fattibilità, perché la fattibilità, in base sempre a quello che io devo produrre, quindi i miei prodotti finiti, mi dice cosa posso produrre in base alle mie giacenze, cioè in base a quello che io ho a magazzino, cosa posso produrre tra i documenti che ho, cioè tra i prodotti finiti che ho in produzione. E quindi parliamo sempre di ordini clienti, piani di lavoro e bolle di lavorazione, ok? In base a quello che ho a magazzino oggi, cioè in base al materiale che io ho a magazzino, cosa posso produrre? Quella bolla di lavorazione la posso fare, non la posso fare, la posso fare solo parzialmente, e questo, diciamo, è il concetto fondamentale, cioè la differenza sulla pianificazione, perché sono cioè, diametralmente opposte, sono due funzioni completamente diverse. Una mi dà la lista dei materiali che devo ordinare, e invece l'altra, in base a quello che le giacenze che io ho a magazzino, cosa posso produrre, ok? Cosa posso mettere in produzione? Andiamo avanti. Questa funzione consente di elaborare quali prodotti finiti sono producibili o evadibili, scusate, in base alle materie prime disponibili e alla generazione di documenti BL/PL, quello che vi ho detto prima. Importante, i documenti che posso generare dalla fattibilità sono o le bolle di lavorazione oppure un piano di lavoro, perché se non voglio
trasformare subito, per esempio, un ordine cliente in una bolla di lavorazione, avete sempre la possibilità di collegarlo a un piano di lavoro e poi successivamente, diciamo, trasformare il piano di lavoro in una bolla di lavoro. Okay? Diciamo che l'iter che solito di Mexal rimane sempre quello, ok? Se uno è abituato prima a lavorare con i piani di lavoro, lo potete fare benissimo e poi dopo trasformate il piano di lavoro in una bolla se necessario. Allora, la prima schermata che vi appare quando andate sulla fattibilità e dopo lo vediamo bene sul programma direttamente è la lista, diciamo, delle elaborazioni. Ogni elaborazione è un file, vedete, numerato, e avete lo stato delle elaborazioni, cioè un'elaborazione che non ha nessuno stato vuol dire che è stato generato e poi chiuso, non è stato fatto niente all'interno. Oppure in lavorazione vuol dire che avete iniziato a generare all'interno dei piani di lavoro, delle bolle di lavorazione, ma non avete solo iniziato, cioè ancora ci sono righe che possono essere trasformate in un documento, oppure chiuso, vuol dire che in quel file non posso più generare niente, perché ho elaborato tutte diciamo, le righe. La fattibilità, diciamo, questa è invece la schermata dei parametri, ok? Se conoscete bene o avete fatto il corso con me sulla pianificazione, conoscete bene la funzione, vedete che più o meno i parametri sono gli stessi della pianificazione. Ci sono solo alcune differenze che vedremo, diciamo, dopo, quando andiamo direttamente sul programma. Queste però, a primo occhio, vedete che sono più o meno le stesse. L'elaborazione della fattibilità. Allora, se io genero, diciamo, una fattibilità, il risultato è questo, cioè la lista non più dei materiali, come nella pianificazione, ma qui abbiamo la lista dei miei prodotti finiti, ok? Che si trovano, e mi viene sempre indicato, importantissimo, il tipo di documento dove all'interno è il mio prodotto finito, ok? Quindi vedete qui abbiamo degli ordini clienti, abbiamo delle bolle, potrei avere anche dei piani di lavoro, perché anche i piani di lavoro possono essere elaborati dalla fattibilità. Ok? Vedete che questa colonna mi dà alcune informazioni. Allora, quello grigio vuol dire che ancora non ho fatto niente, ok? Quindi, diciamo, su queste righe io posso andare a generare poi dei piani di lavoro, delle bolle di lavorazione. Vedete, questi per esempio sono tutti ordini clienti, ancora non ho generato nessun documento e quindi io posso andare a selezionare in un secondo momento e andare a generare quello che voglio, ok? Abbiamo alcune righe che sono con documento generato, con questo pallino verde. Allora, diciamo che la fattibilità è fatta semaforica. Vedete che i colori sono il verde, il giallo, il rosso e poi abbiamo anche il pallino nero che vuol dire escluso. E queste righe sono escluse perché sono delle bolle di lavorazione, quindi la bolla di lavorazione c'è già, non la devo creare. Quindi queste righe non possono essere selezionate e da qui non si possono generare dei documenti perché sono delle bolle di lavorazione. Questo è importantissimo perché diciamo, il motivo per cui abbiamo anche deciso di ristrutturare completamente la fattibilità è perché aveva un grosso limite, anzi una grossa, secondo me, anomalia, perché era un errore. Una volta, praticamente, se io elaboravo le bolle di lavorazione, mi permetteva la fattibilità di andare a creare nuovamente delle bolle, quindi le potevo avere le bolle doppie, ok? Questo era un grosso buco della fattibilità. Adesso invece questo problema non c'è più perché io posso comunque elaborare le bolle, però sono escluse poi dalla generazione di documenti. E voi vi chiederete: ma perché elaboro le bolle? Perché io con la fattibilità posso andare a vedere se quelle bolle che io ho già creato, quei prodotti finiti che si trovano all'interno delle bolle, le posso fare oppure no, ok? In base ovviamente sempre alle giacenze dei materiali. Ok? Quindi il significato del verde è documento emesso, vuol dire che per questo ordine clienti io sono andata a generare un documento che può essere una bolla o un piano di lavoro. Nelle altre colonne, poi lo vedremo dopo sul programma, avrò anche i riferimenti del documento generato. Escluso vuol dire che io diciamo questa riga fa riferimento a una bolla di lavorazione, quindi non posso poi generare nessun altro documento, ma posso andare a vedere se quella bolla è fattibile oppure no. In più, quelle che non hanno nessuno stato vuol dire che ancora, diciamo, non ho fatto niente, su di esse. Ok? Abbiamo riferimento al documento col mio codice prodotto finito, la descrizione e la quantità da fare. La quantità da fare sarebbe la quantità del documento, ok? Quello quanto è in produzione. Ovviamente ho l'informato della scadenza e questa, diciamo, la colonna fondamentale, lo stato del mio prodotto finito. Gli stati sono tre, che sono definiti, diciamo, da una semaforica. Verde, totalmente soddisfatto, vuol dire che questa quantità che è da fare io la posso fare tranquillamente, la posso mettere in produzione. Perché? Perché ho tutti i materiali.
ok? In casa. Non soddisfatto, quindi pallino rosso, come potete capire, vuol dire che questa quantità da fare io non la posso fare. Non è soddisfatta perché mi mancano, per esempio, i materiali, ok? E quindi non la posso mettere in produzione. Parzialmente soddisfatto invece il pallino giallo, perché diamo anche l'informazione se la quantità da fare è parzialmente soddisfatta. Cosa significa? Per esempio, la quantità 1400 è la quantità da fare, però magari io ho in magazzino la quantità, cioè i materiali per fare non 1400 tutta la quantità, ma per esempio una parte della quantità, quindi può essere tipo 1000. Okay? Perché non devo dare la possibilità, della fattibilità di dirgli, ok, ne hai 1400 da fare, però quei materiali che te oggi hai a magazzino ne puoi fare su una parte tipo 1000 pezzi. Intanto metti in produzione quello, ok? E mi dà questa informazione. E questi sono i tre stati, stati fondamentali per la funzione, ok? Perché su questo poi si basa tutto il resto. E la colonna del fattibile mi dice diciamo, la quantità che è fattibile. Ok, per esempio, quantità da fare 15, quantità fattibile 15. Ok? La colonna del disponibile, questa è fondamentale per gli ordini clienti e i semilavorati sospesi. Ok? E vedremo dopo sul programma, il semilavorato sospeso viene trattato come se fosse già creata la sottobolla, quindi viene trattato come un prodotto all'interno della bolla di lavorazione. Okay. Il disponibile mi può dare l'informazione che il prodotto è fattibile perché ne ho già disponibile a magazzino, per esempio. Per esempio, vedete la prima riga mi dice che 4 sono da fare e sono totalmente soddisfatti perché 4 sono disponibili. Questo è un ordine cliente, può darsi o che il prodotto finito sia già a magazzino, quindi sia già diciamo, giacente, oppure che mi stia arrivando un ordine al fornitore. Ok? Oppure può anche dipendere dal fatto se abbiamo un parametro che si chiama includi bolli di lavoro. Se io ho delle bolle di lavorazione non collegate a ordini cliente, quindi diciamo delle produzioni per magazzino, mi possono andare a soddisfare i miei ordini clienti. Quindi questo 4 può dipendere da questo. Poi vedremo meglio sul programma. Avete il tasto PF disponibili dove vedete il dettaglio, ok? Cioè sapete se il prodotto è disponibile per qualche ragione, ok? Diciamo, le casistiche sono queste tre, però è importante questo, lo avete solo sugli ordini clienti o sui semilavorati, scusate, sui semilavorati sospesi, ok? Nelle bolle no, questo qui la disponibilità non l'avrete mai su una bolla, perché la bolla comunque è da produrre, quindi non va a considerare il disponibile. Stesso concetto c'è anche nella pianificazione, quindi la logica è questa. E qui dovrei aver risposto alla domanda della Serenella, che mi chiedeva come tratta i semilavorati presenti nella DBP del prodotto finito. Allora, se il semilavorato è sospeso, quindi ancora non è stata generata la bolla, viene trattata come se fosse una bolla di lavorazione, ok? Ovviamente, se ho creato la sottobolla, io vedrò nella fattibilità, mi andrà a dire se quel semilavorato è fattibile oppure no sulla sottobolla, ok? Come se fosse un prodotto finito, cioè io una volta che creo la sottobolla, quel semilavorato diventa per me un prodotto finito, ok? Quindi vengono trattati nella stessa maniera. Se il semilavorato è sospeso, viene trattato comunque come se fosse una sottobolla, come se fosse una bolla di lavorazione. Allora, la fattibilità si può fare anche in fase di PC preventivo cliente o solo con OC? Solo con OC, i documenti, non so se si vede, i documenti sono questi sempre. Bolle di lavoro, piani di lavoro, ordini clienti, c'è anche la possibilità di andare a elaborare le matrici, ok? Sono solo questi, non si possono elaborare altri documenti. Andiamo avanti. Questa slide è molto importante perché la fattibilità, oltre a dare l'elenco che vedete qua, io riga per riga posso andare a ricercare i materiali, cioè posso con l'invio avere il dettaglio dei materiali, ok? Abbiamo due visualizzazioni, questa cambia in base ai parametri che impostate sulla fattibilità. Allora, la prima mi dà come informazione sia i materiali che mancano, ma mi dà anche quelli disponibili. Vedete, sempre semaforica, bollino rosso il mancante, bollino verde quello che è disponibile. Ok? Mi dà anche l'informazione se si tratta di una materia prima o un semilavorato. Il semilavorato viene indicato. Ok?
Se invece l'altra, diciamo, visualizzazione mi fa vedere solo quelli mancanti, vedete che qui non c'è più pallino verde e pallino rosso, ma vedete direttamente la lista solo dei mancanti. Questo è un parametro, cioè se io voglio vedere anche i disponibili basta attivarlo e abbiamo la prima visualizzazione. Se invece quello disponibile non mi interessa, non attiviamo il parametro e avremo questa informazione qua. Ok? Questo è molto semplice. Qui vi dice che questa, diciamo, questa visualizzazione si può fare, si può visualizzare solo se la riga è parzialmente soddisfatta o non soddisfatta. Ovviamente se è totalmente soddisfatta i materiali sono tutti disponibili, quindi non c'è bisogno di avere questa visualizzazione. Qui vi ho messo anche la leggenda di tutti gli stati, perché vedrete che diciamo, i vari pallini, come vi ho detto prima, hanno un proprio significato. Diciamo che è molto semplice, però le riguardiamo velocemente. Allora, sulla colonna elaborato, allora, pallino nero, come vi ho detto, è esclusa. La riga viene esclusa dalla generazione di un documento PLBL perché è già appartenente a tale tipologia. Quindi è già un piano di lavoro, è già una bolla di lavoro. Quindi non posso andare a generare documenti, però posso andare a vedere se il prodotto finito è fattibile oppure no. Ok? Pallino verde, documento generato, quindi io sono andata a generare per quella riga una PL o una BL. La colonna IM lo vedremo dopo meglio sul programma, praticamente sulla colonna IM, se la bolla di lavorazione è impegnata, vi compare una spunta per a vedere se la bolla è impegnata oppure no, per dare, diciamo, questa discriminante. Ovviamente solo se vengono elaborate le bolle di lavorazione, perché l'ordine cliente non è mai impegnato, cioè non è che ha le operazioni di impegno. La colonna stato, pallino rosso, vuol dire non soddisfatto, quindi quando la quantità da fare non viene soddisfatta, nemmeno parzialmente, né dal fattibile né dal disponibile. Pallino giallo vuol dire che è parzialmente soddisfatto, quando la quantità da fare viene parzialmente soddisfatta, sia dal fattibile o dal disponibile. Pallino verde è totalmente soddisfatto, la quantità da fare viene totalmente soddisfatta sia dal fattibile o dal disponibile o da entrambi. Ok? La leggenda invece dei materiali, pallino verde vuol dire che è disponibile, pallino rosso è un materiale mancante, ok? Molto semplice. Questa è una tipologia, diciamo, di stampa. Avete le classiche stampe che c'erano prima, ma in più abbiamo aggiunto una stampa con il dettaglio, come abbiamo fatto anche per la pianificazione, cioè vi viene dato, oltre la riga del prodotto finito, anche la lista dei materiali mancanti, ok? Questa ovviamente è una stampa personalizzata e quindi può essere modificata a seconda, possono essere aggiunte e tolte informazioni a seconda delle necessità. Ok? PF disponibili, come vi dicevo prima, questo è molto importante perché la quantità fattibile non è detto che venga soddisfatta solo se i materiali sono mancanti, ma per esempio anche perché la quantità di prodotto finito è già presente a magazzino. Queste sono le tre tipologie che vi ho detto prima. Importante solo sugli ordini clienti e sui semilavorati sospesi. Cosa mi dice? Che la quantità è il PF è disponibile magari perché sta arrivando un ordine al fornitore. Okay? E qui ho anche la possibilità di andarlo a visualizzare. Oppure ho una BL non collegata ordine cliente che mi va a soddisfare il mio ordine cliente. Questa logica ce l'abbiamo anche, l'abbiamo anche nella pianificazione. Se ho un ordine cliente che devo produrre di 100 pezzi e già ho già una bolla di lavorazione non collegata a ordine cliente, per esempio anche di 80 che non va a soddisfare tutta la quantità dell'ordine cliente, comunque quegli 80 mi vanno a soddisfare parzialmente quei 100 pezzi dell'ordine cliente, ok, parzialmente perché solo per 80, però me lo dà come informazione. Oppure sono già a magazzino, cioè io ho già caricato quel prodotto finito a magazzino, ok, e non è impegnato da nessun'altra parte, quindi sono dei pezzi liberi, sono state fatte delle produzioni per magazzino, ok, il primo ordine cliente che arriva mi va a soddisfare quella quantità. Importante, per avere l'informazione dell'ordine al fornitore, io devo avere il parametro includi ordine al fornitore, perché come la pianificazione per l'ordine al fornitore io posso dire, le vuoi includere nell'elaborazione oppure no? Ovviamente deve essere valorizzato a includi, altrimenti gli ordini al fornitore proprio non vengono considerati nell'elaborazione. Allora, Gianluca mi ha fatto una domanda, però la faccio a tutti dopo perché questa domanda, diciamo, la vedremo in seguito, anzi, fra un po' riesco a risponderti.
perfetto. Questa è invece la videata proprio per generare i documenti, ok? Io posso andare a selezionare singolarmente va le varie righe che possono essere selezionate per generare gli ordini, scusate, per generare i piani di lavoro, le bolle di lavorazione, oppure posso anche selezionarli tutti in una volta e generarli tutti in una volta, ok? E quando fate Elabora vi appare questa conferma del fattibile. Una volta la fattibilità era formata da due sottomenu. Una che era proprio la fattibilità, che generava cioè che faceva l'elaborazione vera e propria e generava una semplice stampa. E poi c'era l'elaborazione del fattibile, la seconda vo voce di menu, che invece veniva utilizzata per andare a generare gli ordini scusate, per andare a generare i documenti, quindi le bolle di lavoro e i piani di lavoro. Ad oggi invece abbiamo accorpato tutto in un'unica funzione. E quindi basta la selezione, fare elabora e io posso andare a fare quello che facevo una volta, l'elaborazione del fattibile, ok? Allora, cosa mi dice? Allora, prima di tutto devo dire, voglio creare una bolla di lavoro o un piano di lavoro? Qui lo decidete voi con questo parametro. Di default lui va a generare delle bolle di lavoro. E in più potete andare a impostare di default dei dati, scusate, dei dati di testata della bolla. Questi sono i dati che conoscete della bolla di lavorazione come l'informazione prodotto finito. Se volete intestare un codice di conto, ovviamente le categorie dei semilavorati, il fissa prezzi, l'operazione di impegno, se volete praticamente impostarlo, e ovviamente anche fare un controllo e anche a che fase. Diciamo, sono alcuni, non sono tutti, sono alcuni dati di testata da bolla che se io le imposto, il documento viene generato già con questi parametri. E in più vi vado a dire come devono essere generati. E qui arrivo alla domanda di Gianluca che mi chiedeva. Allora, la domanda era, scusate, qual è la logica di creazione dei documenti della BL? È possibile che per ogni riga d'ordine venga generata una BL? È possibile farlo? Allora, se io metto genera unico documento, poi lo vedremo di nuovo e meglio diciamo sul programma, se io flaggo attivo questo parametro, mi vengono spenti tutti questi successivi e rimane solo l'ultima. Genero unico documento, cosa fa? Praticamente tutto quello che io ho selezionato me lo va a inserire in un'unica bolla di lavorazione. Okay? Se io voglio fare, per esempio, una bolla unica giornaliera, lo posso fare. Una volta non si poteva. Oppure genera un documento per riga. Se io attivo questo, si disattivano tutti gli altri successivi e anche quello precedente. E gli vado a dire per ogni riga di prodotto finito mi vai a generare una bolla di lavorazione diversa. E qui rispondo diciamo, alla domanda di Gianluca che mi chiedeva se era possibile per ogni riga di OC creare una bolla di lavorazione. E lo potete fare con questo parametro qua. Ok? Poi gli altri, diciamo, parametri successivi erano anche presenti prima nella vecchia fattibilità. Uno, allora, se state praticamente se non flaggate niente, il default, la fattibilità come lavora? Praticamente raggruppa tutti gli stessi diciamo, prodotti finiti in un'unica bolla. Per esempio, se io ho righe differenti di Biblos Ametista 50, che per me è un unico prodotto finito, Biblos Ametista 50, lui, anche se ho 10 righe di questo prodotto finito, mi genera un'unica bolla. Ok? Oppure se ho un articolo strutturato, qui vado a dire fino a che elemento devo raggruppare, ok? Oppure raggruppare per forma, queste diciamo sono delle particolarità. Oppure quantità massima per bolla. Allora, una volta per generare una bolla per ogni riga era necessario mettere quantità 1 qua e lui praticamente per ogni riga andava a generare un'unica bolla. Adesso diciamo che facendo genera un documento per riga l'abbiamo reso più esplicito e questo diciamo questo campo lo si utilizza che per esempio io metto quantità massima per bolla 200, io ho due prodotti finiti, uno che mi fa 100, uno che mi fa 200, mi vengono raggruppati in un'unica bolla, ok? Arriva diciamo io metto la quantità massima, non è che poi dopo la quantità mi viene spezzata, lui arriva al raggiungimento o lo supera e quei prodotti finiti me ne inserisce in un'unica bolla. Poi per gli altri prodotti finiti mi andrà a generare altre bolle. Ok? Poi questo è il campo, diciamo, fondamentale, la quantità, quantità fattibile, quantità totale o quantità, non mi ricordo più come viene chiamata, quantità da fare, quantità totale, quantità fattibile, la quantità da fare. Io praticamente posso generare piani di lavoro, bolle di lavorazione sulla quantità che decido io. Cioè la quantità da fare sarebbe la quantità totale del documento, quindi me ne frego altamente se il prodotto finito è fattibile oppure no. Ok?
Io le vado a creare body di lavoro indipendentemente da quello che è fattibile oppure no, ok? Oppure quantità totale, che sarebbe la quantità fattibile più la quantità di disponibile. Ne abbiamo visto prima, io posso avere, diciamo, una quantità soddisfatta totalmente o parzialmente, sia se la quantità è fattibile perché ho il materiale, ma anche perché ho un disponibile magazzino. Cioè la quantità totale è la somma di queste due colonne, ok? Oppure la quantità fattibile, cioè io genero documenti BLPL solo delle quantità che sono veramente fattibili. E questo, diciamo, è tutto, diciamo, il concetto della fattibilità. Adesso andiamo sul programma. Allora, ditemi se vedete, dovreste vedere, vero Mexal? Allora, perfetto. Allora, questa, allora, ho risposto Serenella per il concetto dei semilavorati. Allora, mi chiede Carlo qual è la sequenza con cui vengono presi in considerazione gli articoli per la fattibilità. Qual è la sequenza? Sempre in base alla data di scadenza, ok? Quindi prima vengono elaborati sempre gli articoli più urgenti e poi man mano gli altri. Ok? Diciamo che la logica è la stessa, anche quella diciamo, della pianificazione, è sempre la stessa. Se si devono dare diciamo, delle priorità, lo bisogna fare bisogna andare a modificare le date di scadenza dei prodotti finiti, sia che questi siano in bolla di lavorazione, sia se questi siano in un ordine cliente. Vediamo. La quantità massima per bolla è intesa come numero di pezzi o di righe? Numero di pezzi, la quantità proprio del prodotto finito. Andrea mi chiede come vengono gestiti gli articoli a peso netto. Allora, in produzione sapete che gli articoli a peso netto non vengono gestiti, o meglio, vengono gestiti ma come colli per quantità e quindi come vengono gestiti? Come gli articoli a colli. Ok? Dovrei aver risposto. Allora. Ok, dovrei aver risposto a tutte le domande. Adesso andiamo a vedere i concetti che abbiamo visto diciamo, sulle slide direttamente sul programma. Ok? Allora, la fonte di fattibilità si trova in produzione, fattibilità prodotti finiti. Come abbiamo visto prima, la prima schermata è come quella, diciamo, della pianificazione con la lista di tutte le fattibilità, cioè ogni elaborazione che faccio, ogni volta che faccio elabora, mi viene generato un file. Ok? I file, allora, se sono così, vuol dire che sono stati solo creati, ma poi all'interno non ci sono state fatte delle operazioni all'interno. Oppure può essere chiuso, vuol dire che io su questo documento non posso andare a generare più dei documenti, perché o sono già stati creati tutti, oppure se ho elaborato solo le body di lavorazione, vedete che sono tutte escluse, quindi per me è già chiuso, ok? Non posso andare a generare nulla. Oppure non lo vedete qui perché non ho fatto nessuna elaborazione, potrei avere anche dei file in lavorazione. In lavorazione, come dicevo prima, vuol dire che sono andata a generare almeno in una riga un ordine, diciamo un ordine di produzione, quindi ho una bolla di lavorazione o un piano di lavoro, ok? Il file può essere anche creato e poi io vado in un secondo momento a fare dei ragionamenti delle operazioni all'interno. Non è che è necessario una volta che voi lanciate, dovete andare a fare subito gli ordini di produzione. Potete lasciarlo lì e poi in un secondo momento andare a elaborare. Avete anche la possibilità, adesso noi abbiamo fatto il raggruppamento per stato, se non vi piace questa rappresentazione fate il visualizza elenco e avete la visualizzazione completa dell'elenco senza raggruppamento. Poi, nuova elaborazione mi apre i parametri che vedremo successivamente, ok? Poi le solite, diciamo, funzioni, avete il duplica, avete la possibilità di duplicare dei file, avete la possibilità di cambiare la descrizione, perché come la pianificazione, anche nella fattibilità, quando voi fate elabora, noi vi proponiamo una descrizione di default che voi potete modificare anche in un secondo momento, ok? Tasto importante, informazioni.
Allora, su ogni file su cui siete posizionati, col tasto informazioni vi dà, diciamo, una visualizzazione dei parametri con cui la funzione è stata lanciata, ok? Qui non ci sono tutti i parametri della fattibilità, perché è impossibile, ce ne sono tantissimi, però abbiamo messo, diciamo, quelli che pensiamo siano, diciamo, i principali, ok? Per sapere, ok, questo file, con quale parametro l'ho lanciato, andate in informazioni, lo vedete, ok? I documenti che avete elaborato sono solo gli ordini clienti, la data di riferimento è questa, la cadenza è questa, il periodo elaborato è questo, diciamo che ci sono i parametri principali. Poi avete il seleziona e deseleziona. Il seleziona e il deseleziona tutto che serve per eliminare diciamo, i vari file. E poi avete modifica, cioè con l'invio entrate all'interno dei file. Ok? Adesso ne creiamo una nuova. Io faccio un'elaborazione completa, anzi no, facciamo così. Andiamo a vedere i vari parametri. Andiamo a vedere i vari parametri. Allora, come vi dicevo prima, sono più o meno gli stessi parametri della pianificazione. Andiamo a vedere velocemente tutti quanti. Allora, i documenti che voglio elaborare sono le bolle di lavoro, i piani di lavoro, gli ordini clienti, le matrici. Importante, bolle di lavoro e piani di lavoro non possono essere elaborati, ok? Perché sono già dentro degli ordini di produzione, ok? Posso solo andare a visualizzare se sono fattibili oppure no. Negli ordini clienti, invece, posso andare a generare piani di lavoro e bolle di lavorazione, cioè li posso mettere in produzione in base alle varie logiche del soddisfatto, non soddisfatto, eccetera. Poi la data di riferimento, la data di finimento e la data di partenza dell'elaborazione, ok? Se una data di scadenza di un prodotto finito è antecedente alla data di riferimento, viene presa come data di scadenza la data di riferimento. Questo è il concetto generale proprio della data di riferimento anche della pianificazione, non c'è nulla di nuovo. La cadenza con cui io voglio elaborare diciamo, i vari prodotti finiti, io lascio giornaliera. Giornaliera cosa significa? Io vado a vedere giorno per giorno i miei prodotti finiti, okay? Le mie scadenze, quello che devo produrre. Okay? Poi, ovviamente, quali magazzini dei prodotti finiti, delle materie prime che voglio elaborare. Io se lascio vuoto vuol dire che vado a elaborare tutti i magazzini. Ho la possibilità, come anche in pianificazione, di dire se mi manca qualche materiale, voglio andare a cercare questi materiali su altri magazzini. Questo lo vedremo meglio vi faccio proprio un esempio ad hoc per vedere questo. Questo comunque nella fattibilità è molto importante, è un parametro fondamentale. Poi lo stornafase c'è anche in pianificazione, però nella fattibilità ha solo due opzioni. Il no, cioè io non voglio stornare le fasi impegnate delle mie bolle di lavorazione, oppure da disponibile. Ovviamente questo parametro fa riferimento se sto elaborando le bolle di lavorazione, ok? Se sto elaborando ordini clienti e piani di lavoro, che per me sono il teorico dove non ci sono impegni, questo parametro viene impostato no di default dalla procedura, ok? Allora, se e no, vuol dire che io, se ho delle bolle impegnate, non mi vengono stornate, ok? Quindi il mio progressivo rimane impegnato per quella bolla precisa. Molto importante e, secondo me, molto sensato è il fatto di decidere di fare uno stornafase impegnata dal disponibile. Cosa significa? Fate l'esempio, io ho due bolle di lavorazione, una urgente. Magari dopo vi faccio vedere proprio un esempio, però intanto ve lo dico a voce. Allora, ho due bolle di lavorazione, tutte e due sullo stesso prodotto finito. Il mio Biblo sta metito a 50, il mio profumo. Uno con scadenza urgente, una con scadenza tipo metà di giugno, oppure no, fine giugno, ok? Nel mese successivo, ok? Quella di giugno l'ho impegnata, quella urgente non l'ho impegnata. Se io non gli dico stornafase impegnata, cioè io se lascio no, e in realtà, se io avessi del materiale già a magazzino e elaboro tutte e due le bolle di lavorazione, magari ho dei materiali che mi vanno a soddisfare anche parzialmente il prodotto finito che ho urgente, me lo mette non disponibile. Questo perché? Perché il mio materiale, il mio disponibile, diciamo, è già impegnato per la bolla successiva. Però se io oggi, nella fattibilità, voglio vedere ad oggi, in base a quello che ho a magazzino oggi, cosa posso produrre? Siccome la mia bolla di lavorazione è urgente, è quella che dovrei fare prima. Quindi ha senso che io dico stornami tutti gli impegni delle bolle impegnate, così il materiale me lo metti disponibile ad oggi, ok?
Non so se avete capito il concetto, ma ve lo faccio vedere direttamente. Ve lo faccio vedere. Allora, andiamo a vedere se ho delle bolle che mi potrebbero servire. Allora, per esempio, questi due. Ho un Biblos Ametista 50, la bolla numero 12, la numero 20, scusate. È urgente per quantità 120. Io qui non ho impegnato la bolla. Vediamo quest'altra come è messa. Qui ho impegnato quantità 50 e ho una scadenza il 25 di giugno, ok? Nel mese successivo, però questo è impegnato. Quindi cosa vuol dire? Ho impegnato i materiali, sono stati impegnati per questa bolla specifica. Se io elaboro la 20 e gli dico di non stornare, praticamente i materiali non vengono resi disponibili per fare questa, che in realtà è urgente, io la dovrei fare prima, ok? Adesso vediamo cosa mi dà come informazione. Lascio bolle di lavorazione. Per semplificare metto dalla 20 alla 21, così lavoro solo con le due. Gli dico stornafasi impegnate? Ah no. Poi gli dico elenca tutti i materiali che dopo vedete e anche disponibilità iniziali negative. Elaboro. Cosa mi dà come informazione? Mi dice che la bolla numero 20, che in realtà è urgente perché ha scadenza 16.05, che praticamente è oggi, mi mette che non è soddisfatto, mentre mi mette totalmente soddisfatto la bolla numero 21, che è impegnata, che è quella che è diciamo, impegnata per il 25.06. Quindi in realtà, anche se io il materiale, cioè se l'ho soddisfatto, se andate a vedere, vuol dire, vedete, ho tutti i materiali disponibili, però sono stati impegnati per questa bolla. Quindi in realtà oggi, che io potrei fare questa, che è più urgente, la fattibilità mi dice, no, guarda, non è soddisfatta, non la puoi fare. In realtà, se io faccio nuova elaborazione e metto da disponibile, stornafasi da disponibile, vedete che mi dice, già il risultato è cambiato, mi dice, la bolla numero 20 la puoi fare parzialmente. Non mi dice totalmente perché molto probabilmente ho solo una parte, vedete, io ho quantità da fare 120, quantità fattibile 50, vuol dire che io il materiale che ho in casa è disponibile. E ce l'ho in casa, però per farne solo 50. Il resto è ancora mancante. E vedete che la quantità mancante è qua. Vi dice, questa è mancante perché ne mancano 70, 40, 60 sul fabbisogno progressivo, ok? Mentre cartone e ametista ci sono per tutti, per tutte le quantità. Ok? Facciamo un passo indietro. Ditemi se avete capito questo concetto, che per la fattibilità è fondamentale. E facciamo un attimo il ripasso delle colonne della fattibilità. Questa colonna, che è quella dell'elaborato, mi dice, ok, queste sono escluse, pallino nero, perché queste sono delle bolle, quindi non è che posso andare a generare altre bolle, ok? Vado solo a vedere se il mio prodotto finito è fattibile oppure no. Mi dà il numero, i riferimenti alla bolla, mi dice se è impegnato, se la bolla è collegata all'ordine cliente mi viene anche dato il riferimento all'ordine cliente, mi dice il riferimento diciamo, al mio prodotto finito, con la quantità da fare, la quantità da fare è la quantità dell'ordine, cioè scusate, la quantità del documento, la scadenza, lo stato, parzialmente soddisfatto, totalmente soddisfatto, non soddisfatto, la quantità fattibile, per esempio come vi dicevo prima, qui mi fa quantità 120, che è quella del documento, fattibile 50, perché 50 il materiale ce li ho, per il resto invece è mancante e me lo dice il tasto materiali, ok? E, ok, disponibile 0 vuol dire che io non ho disponibilità di questo prodotto finito, anche perché vi ho detto che con le bolle non avrò mai un disponibile. Disponibile lo posso avere sui semilavorati sospesi, sugli ordini clienti. Andiamo oltre, vedete che se mi sposto le ultime tre colonne sono bloccate perché noi abbiamo dato, diciamo, di default che la colonna stato fattibile e disponibile possono essere utili averle bloccate in fondo, ok? Io scorro le altre informazioni mentre queste rimangono, diciamo, bloccate perché sono le fondamentali della fattibilità. Le altre informazioni che vengono date sono, ok, se vado a generare un documento, qui mi viene riportato il riferimento del documento generato e il magazzino su cui io sto elaborando, ok? Queste sono le informazioni generali. Allora, Serenella mi chiede un esempio sui semilavorati sospesi. Sì, adesso arriviamo a tutto. Facciamo un po' di esempi in base a tutte le varie casistiche. Ok, vedo che mi state scrivendo che è tutto chiaro, perfetto. E questo, diciamo, il significato
del stornafase dal disponibile, ok? Avete capito? Perfetto. Andiamo un attimo qui, ok, da OC sospesi includi materie prime, sono diciamo gli stessi parametri che avete in pianificazione e quindi li lascio un attimo in sospeso perché tanto sulla fattibilità hanno un significato, però hanno molto più significato utilizzarli sulla pianificazione. Come vi ho detto, vado un po' avanti. Gli ordini a fornitori, includi e escludi. È importantissimo che se voi volete considerare nel disponibile anche gli arrivi dell'ordine a fornitore, è importante includerli, ok? Non fate escludi, perché escludi poi gli ordini a fornitori proprio nell'elaborazione non vengono trattati, ok? Vengono sempre considerati a zero. Poi, semilavorati sospesi, allora, questo è importante, il default è da produrre, ok? Quindi quando io vedo un semilavorato sospeso, come vi ho detto, viene diciamo, considerato come una bolla, ok? Poi però avete anche altre possibilità, perché se io incontro un semilavorato sospeso, cioè sospeso vuol dire che ancora non è stata generata la sottobolla, se gli dico di non considerare, il semilavorato sospeso viene proprio escluso dall'elaborazione, non lo troverete mai sull'elaborazione della fattibilità. Poi da acquistare invece viene trattato come una materia prima, quindi non lo vedete nell'elenco diciamo, dei prodotti finiti, ma lo trovate solo all'interno dei mancanti o dei materiali diciamo, disponibili o mancanti. Okay? Il default è da produrre. Adesso facciamo un esempio anche di questo, vediamo se... lo trovo, scusate, adesso io qui avevo fatto una selezione, vado a togliere, così rispondo anche alla richiesta di Serenella. Ah no, va bene, scusate. Allora, vediamo, per esempio, vedete che qui c'è il numero delle bolle, no? Io adesso lo metto in ordine. Vedete la bolla 22, risulta due volte, la bolla 22 con EDT e MIX. Adesso io perché conosco i miei archivi. Ma se noi andiamo sulla bolla 22, vedete, il prodotto finito è 1 ed è il mio EDT che vi trovate qua. Ma in più nella bolla vedete che abbiamo i semilavorati sospesi. Io ancora qui non ho generato la sottobolla, ok? Quindi questo è il caso del semilavorato sospeso. Gli ho detto che deve essere da produrre e quindi questo mix mi viene trattato esattamente come un prodotto finito dentro una bolla di lavorazione. Ovviamente come riferimento mi dà la bolla principale perché io ancora la sottobolla non l'ho creata, ok? Cosa mi dà come informazione? Mi dice che il mix, quindi il mio semilavorato, è totalmente soddisfatto. Perché è totalmente soddisfatto? Perché è un disponibile. Cosa vi dicevo prima? Il disponibile può essere utile, può essere, diciamo, considerato solo sui semilavorati sospesi o gli ordini clienti. Qua sono semilavorato sospeso e mi dice che ho un disponibile di 10. Se io vado sui PF disponibili, mi dice che ne ho 10 perché ce li ho già a magazzino, ok? Quindi ho già il semilavorato, questo mix giacente a magazzino disponibile, ok? Questo, se avevo invece un ordine al fornitore in arrivo, mi avrebbe dato l'informazione dell'OF. In questo caso, però, io ce l'ho giacente a magazzino. Totalmente soddisfatto, quindi questo è a posto. Invece, se vado sul mio prodotto finito, mi dice che non è soddisfatto, vedete, fattibile 0, disponibile 0. Se vado dentro, mi fa l'elenco dei materiali mancanti. Questo c'è perché non è soddisfatto, perché mi mancano tutte queste quantità. Però, vedete, il mio semilavorato, che viene rappresentato qua, è disponibile, vedete, è verde, perché me lo dice anche già qua, ok? Abbiamo l'informazione doppia, ma è coerente, cioè lui mi dice che qui è totalmente soddisfatto e qui dentro mi dice che il prodotto finito non è soddisfatto, però il mio semilavorato è presente, in questo caso è anche presente un altro materiale, il cellophane, ok? Però anche se ho queste due sole materie prime soddisfatte, comunque il mio prodotto finito non può essere fatto, ok? Perché tutto il resto manca. Ok, questo è il caso diciamo, del semilavorato sospeso. No, scusate, creo la sottobolla. Quindi vado a creare la 22, la 22.1 e rilancio l'elaborazione. Ok, vediamo. L'informazione è come quella di prima, ok?
come quella di prima, però ovviamente ho riferimento della mia sottobolla, perché la mia mix in questo caso non è sospeso, è all'interno di una sottobolla. Qui mi dice non soddisfatto perché è come la pianificazione, cioè se io creo una bolla o una sottobolla, non vado più a vedere il disponibile, ok? Infatti qui non è più disponibile, cioè non mi dice questa bolla non la devo fare perché è disponibile, ok? Perché io una volta che faccio la sottobolla vuol dire che la devo produrre, quindi vado a vedere sui materiali. Mi dice che non è soddisfatto perché ho tutti i materiali mancanti. In questo caso l'essenza e il fusto mancano, ok? Quindi non è più soddisfatto. E questo, diciamo, è questo, quello che riguarda il semilavorato. Serenella, se non sbaglio, era lei che mi aveva chiesto un esempio. Tutto chiaro? Ho fatto sia l'esempio del semilavorato sospeso sia quella della sottobolla. E vedete che in base a che sia un semilavorato sospeso e sottobolla, comunque l'elaborazione cambia, perché una volta che io genero la sottobolla vuol dire che la devo produrre. Quindi del disponibile me ne frego altamente, ok? Vado a vedere direttamente i materiali mancanti, quelli che, cioè i materiali che mi servono per produrre. Ok, perfetto, facciamo un passo in avanti. Allora, abbiamo guardato i semilavorati sospesi, vabbè, i costi della giornata di produzione e per la retrodatazione dei dati di scadenza. Disponibilità iniziali negative, voi lo sapete che se io non metto questo parametro e ho un disponibile iniziale negativo, mi viene considerato a zero, ok? Quindi io ho sempre il mio consiglio di considerare le disponibilità iniziali negative. Poi, mancante la data, ecco, allora elenca tutti i materiali, cioè adesso avete visto che se io faccio un'elaborazione con questo parametro attivo, io vado nel dettaglio, vedo sia quello disponibile che quello mancante. Se invece faccio la stessa elaborazione, ma tolgo l'elenca tutti i materiali e vado nel dettaglio, non vedo più disponibilità, cioè disponibile e mancante, ma vedo solo quelli mancanti, ok? Cambia solo questo. Vi volevo spiegare invece i mancanti alla data, che differenza c'è? Allora, ritorniamo sull'esempio di prima. Allora, era il 20-21, quelle due bolle di lavorazione con lo stesso prodotto finito, ok? Una impegnata, una no. Adesso io lascio un attimo, sto in una fase a no che non mi interessa, e metto mancanti alla data. Volevo solo far vedere la differenza, ok? Se io entro qui, lui praticamente mi dice della quantità il fabbisogno, 120, 90, 110. Totalmente soddisfatto, vabbè, qui non c'è nessun fabbisogno. Anzi, scusate, l'elaborazione la faccio con lo storno da disponibile, che il dato è più chiaro. Qui mi dice praticamente la quantità soddisfatta, il fabbisogno che mi serve e qui il fabbisogno, ok? Vedete che qui mi fa vedere 50, 20, 40. Qui praticamente questo parametro qua, il mancante alla data, mi fa vedere il fabbisogno alla data, ok? Quindi, come abbiamo visto prima, qui mi dice, ok, 50 sono soddisfatti, per il resto ho un fabbisogno di 70, 40, 60, 65, 70 e 20. La seconda riga, per questa quantità 50, mi manca 50, 20, 40, 45, 50, ok? Se io invece tolgo questo parametro, guardate invece il fabbisogno come mi viene calcolato. Qua ovviamente avrò sempre 70, 40, 60, ma questo mi considera le quantità anche del primo, ok? Il fabbisogno progressivo, progressivo anche del primo periodo, ok? Dipende voi un po' cosa volete vedere nel fabbisogno progressivo. Se volete vedere solo di quella riga, dovete mettere mancante la data, altrimenti se volete una cosa più complessiva, togliete il flag, ok? Solo per dirvi, diciamo, la differenza. Okay. Una cosa che non vi ho detto nel dettaglio, diciamo che ci sono gli stessi pulsanti che trovate anche nella pianificazione. Avete la possibilità di andare a vedere l'anagrafica della materia prima, l'anagrafica del prodotto finito, l'anagrafica del conto se siamo su un ordine cliente, intestato un ordine cliente, o i riferimenti all'ordine al fornitore, se c'è un ordine al fornitore in arrivo. Okay? Vedete, diciamo, i riferimenti. Perfetto. Questi diciamo che sono i parametri. Importante anche, avete la possibilità di filtrare i componenti per categorie statistiche, da componente a componente, gruppi merceologici, nature. Questi filtri, anche questi, li trovate in pianificazione.
avete la possibilità anche di fare la stampa immediata. Come la pianificazione, se io qui, allora se lascio vuoto, io prima faccio l'elaborazione e poi se voglio posso andare a richiamare la stampa, ok? Che avete all'interno di ogni elaborazione. La stampa, questa qua. Qui ci sono i vari moduli, adesso. E vedete la stampa. Adesso ve la faccio vedere più grande e questa è la stampa personalizzata. Però, se io invece non voglio passare da questa elaborazione perché il file non mi interessa, voglio solo la stampa, voi avete la possibilità di fare stampa immediata, qui mettete tutti i parametri che volete e mi fa direttamente la stampa senza aprirmi l'elaborazione, ok? Passo direttamente diciamo, alla stampa della mia fattibilità. Stessa cosa, stesso comportamento che abbiamo in pianificazione, ok? C'è gente che è abituata a lavorare solo sulle stampe e quindi, allora, il file viene sempre generato, però viene chiuso in automatico e viene aperta direttamente la stampa. Dipende uno come vuole lavorare. Importante, se voi fate la memorizzazione delle selezioni di stampa e voi volete sempre la stampa, vi viene memorizzato anche questo dato, ok? Adesso io la stampa non mi interessa. Ovviamente, in base ai documenti che andate a selezionare, vengono attivati e disattivati certi pulsanti. Avete anche la possibilità di andarli a filtrare, come abbiamo fatto prima, che ho filtrato solo due documenti DBL. Se richiamo anche l'ordine cliente, ho la possibilità di andare a selezionare anche gli ordini cliente. Ok? Allora, vediamo dentro. Allora, qui stiamo elaborando body di lavoro e ordini clienti. Vedete, io la selezione cioè la generazione del documento la posso fare solo sugli ordini cliente, non la posso fare sulle body di lavorazione. Ok, volevo un attimo vedere qui parzialmente soddisfatto, quello di prima, no. Anche questo già presenta magazzino. Ok. Allora, un'altra informazione. Allora, anagrafica articolo. Potete entrare in anagrafica articolo del prodotto finito. PF disponibili, come vi ho detto, se c'è una disponibilità, questa finestra vi dà le informazioni. PF elaborati sono tutti i prodotti finiti che sono stati elaborati da questa funzione. Ok? È la lista, diciamo, completa con le varie informazioni. La stampa abbiamo visto prima. Il documento, se sei su un ordine cliente, allora, ovviamente sulla bolla non me lo fa vedere. Però su un ordine cliente ho la possibilità di visualizzarlo, ok? L'ordine cliente, quindi se ci sono anche altre righe lo possiamo vedere. Informazioni nello stesso tasto che avete fuori, con i parametri, diciamo, principali dell'elaborazione. Poi abbiamo l'invio con i materiali disponibili e mancanti, selezione e deselezione col genere documenti, cioè io qui posso andare o selezionarle tutte oppure le vado a selezionare singolarmente. Con seleziona, faccio genera documenti e vado nell'altra finestra, ma lo vediamo dopo. Vi volevo far vedere anche un'altra casistica. I materiali mancanti, ok? La ricerca dei materiali mancanti. Importante, io adesso no. Okay? Quindi se sto elaborando gli impegni sul magazzino 1, lui andrà a vedere se quel materiale è presente nel magazzino 1. Però se gli voglio dire, ok, io sto elaborando il magazzino 1, però voglio che mi vai anche a controllare gli altri magazzini per vedere se ci sono delle giacenze, lo posso fare col sì. Oppure col parziale. Il parziale è come nella fattibilità, poi dopo mi vai a inserire quali sono i magazzini che vuoi considerare, ok? Per i materiali mancanti. Se metto sì, me le va a vedere in tutti gli altri. Lasciamo questa informazione così. Sto elaborando l'ordine cliente. Vediamo se ho delle informazioni in più. Allora, qui 120, 120, 35. Vedete qua. Ok, per esempio, questo dato OC, questo Biblos ametista 50. Biblos mettete 50, io ne devo fare 100, mi dice parzialmente soddisfatto, perché 35 sono fattibili, perché ho un materiale a magazzino, e 10 invece sono disponibili. Se faccio PF disponibili mi dice perché 10 ce l'ho già a magazzino. Se vado nei materiali, cosa mi dice? Ok, disponibile, ho questo materiale disponibile cartone, però praticamente qui vedete che altri, o diciamo l'icona del magazzino, vuol dire che ho delle disponibilità di questi materiali su altri magazzini, ok? Allora, vediamo un attimo OC2. Vediamo, magari è più chiaro, se faccio così, dal numero 2 a 2.
Faccio solo questo, le bolle non le vado a elaborare. OC2. Lui cosa mi dice? Soddisfatto totalmente, 90 fattibile e 10 non disponibili, ok? Però aspetta, così però non ho la visione completa. Ho sbagliato. Scusate. Faccio così, lascio così, faccio ricerca materiali, no. OC2 me lo fa vedere qua, parzialmente soddisfatto perché 10 ne ho disponibili, ok? Però io sto controllando il magazzino 1, ok? Quindi lui mi dice: ma questi qui sono mancanti perché sul magazzino 1 non ci sono. Quindi vedete, io qui se genero una bolla di lavorazione per questo ordine di cliente sulla quantità fattibile, lui mi dice sulla quantità, scusate, totale, quindi vado a considerare questi 10 disponibili. Anzi, no, sulla quantità fattibile non mi genera niente perché qui 0 è fattibile. In realtà, se io dico mi vai a cercare i materiali mancanti, l'informazione cambia perché io adesso se vado sul magazzino 2, adesso lui mi dice che sono tutti fattibili. 90, cos'è che è cambiato? Cos'è che è cambiato? Ah, perché non sto considerando le bolle di lavorazione, scusate. Rifacciamo l'elaborazione iniziale. Allora, col no. Vedete che cambiando i vari parametri cambiano anche i dati, giustamente, perché qui ho anche le bolle da considerare. E ovviamente i documenti, in base ai prodotti finiti che io dico di elaborare, i materiali vengono consumati o meno. Ok? Allora, ritorniamo sul caso iniziale. Ho anche le bolle di lavorazione. Io qui ho 10 fattibili, 0 fattibili, però ho 10 disponibili. Vado sui PF disponibili, mi dice che ce li ho a magazzino. Ok? Se vado dentro, lui mi sta elaborando il primo, perché io sto elaborando il magazzino numero 1. Se invece gli dico di andare a fare una ricerca sui magazzini, magari adesso ci arriviamo, magazzino 2, non è cambiato niente, però mi dice che ho del materiale, ah, però non è disponibile, cioè non è fattibile, ok, perfetto. Come informazione adesso, il fattibile è sempre a zero perché non ce li ho abbastanza, però mi dice, vedete con questa colonna altri, vuol dire che quel materiale è disponibile su un altro magazzino. Se io faccio soddisfatto in altri magazzini, mi fa la lista e mi dice su che altro magazzino è disponibile, il 3, il 3, il 3, il 4, ok? Però io sto elaborando il magazzino numero 1, però comunque non è fattibile perché l'etichetta proprio non ce l'ho. Ok? Non ho disponibilità e quindi comunque non è fattibile, però mi dà l'informazione anche se ho delle giacenze su altri magazzini. Mi dice: sto elaborando il magazzino 1, però quel soddisfatto in altri magazzini mi dice, mi fa sempre la lista dei materiali e mi dice dove si trova. Ok? Però a causa dell'etichetta non è fattibile. Ok? E questo, diciamo, è il concetto della ricerca dei materiali mancanti, che è lo stesso, diciamo, concetto che c'è anche in pianificazione. Ok? Allora, vediamo se ci sono domande. Allora, è possibile elaborare? Allora, Gianluca mi chiede: è possibile elaborare le materie prime su più magazzini? Certo. Io adesso ho lasciato tutto libero, quindi io sto elaborando tutti i magazzini delle materie prime e tutti i prodotti finiti. Voi sapete che avete la possibilità di andarle a selezionare, cioè io voglio elaborare solo il magazzino 1, 2, 3, oppure fai elenca per unico, cioè io qui metto U, elenco per unico, io vado a dirgli solo quei magazzini che io voglio elaborare, quindi ne includo alcuni ed escludo altri. Ma questo lo avete anche in pianificazione, il concetto è sempre lo stesso. Oppure se volete fare solo la ricerca dei materiali solo su alcuni magazzini, avete la possibilità qui di dire parziale, vi vai a dire solo su quali magazzini devi andare a cercare i miei mancanti. Se voi fate sì, come ho fatto io prima, va a cercare in tutto il resto, ok? Se sto elaborando, io gestisco 5 magazzini, sto elaborando il magazzino 1, lui mi andrà a vedere quel materiale, se ho messo sì, sul 2, il 3, il 4, il 5. Se per esempio il 5 deve essere escluso, io gli dico parziale e gli vado a mettere solo il 2, il 3, il 4 e il 5 non verrà escluso. Gianluca, tu hai risposto alla domanda? Dammi un feedback. Allora, non ho fatto questa prova. Proviamo un attimo.
Vediamo se ho un ordine cliente. Allora, faccio C. EDT, quantità 100. Non mi interessa la scadenza. Non stampare. Allora, che numero era? Lo C4. Andiamo in produzione. Scusate. E vado a elaborare lo C, per esempio lo C4, anzi posso elaborare tutto. Lo C4, allora ho voluto fare questa prova per far vedere a Michele che mi faceva questa domanda. Allora, ciao Alessio, in fase di elaborazione da OC riesco a vedere se un semilavorato è fattibile senza fare lo sfondamento dei semilavorati? Per quanto riguarda l'ordine del cliente non è possibile, cioè devi utilizzare la categoria di sfondamento. Questa me la segno però perché è interessante perché se io comunque faccio lo sfondamento, io il semilavorato, cioè, nel senso, non ho più l'informazione del semilavorato, ma lo vedrò nei materiali mancanti. Quindi uno lo deve, diciamo, lo deve intuire che quei materiali ci sono, quindi il prodotto finito, il semilavorato è da fare. Questo me lo segno perché è interessante. Il ragionamento del semilavorato lo si fa solo sulla bolla, sull'ordine cliente no. Dovete utilizzare le categorie di sfondamento e all'interno dei mancanti vedere quello che c'è e quello che non c'è. Ok? Allora, vediamo se ci sono altre domande. Dovrei aver risposto a tutto, a tutti. Ok, si dovrebbe aver risposto a tutti. Ditemi, datemi un feedback se ho risposto, se è tutto chiaro, se avete qualche altro dubbio. Allora, Serena mi chiede, questo è interessante, come viene considerato il lotto di produzione indicato nel semilavorato nel prodotto finito? Allora, questo mi piacerebbe, questa è una domanda interessante, ci avevamo già pensato, però ancora ad oggi non c'è nulla. Voi sapete che su una distinta base, sia di un semilavorato che di un prodotto finito indifferente, avete la possibilità di andare a indicare un lotto di produzione. Questo lotto di produzione però non viene utilizzato nella generazione di documenti, nelle bolle. Sarebbe interessante. Sarebbe interessante utilizzare questo dato per la generazione delle bolle di lavorazione, perché se io il mio semilavorato ha un lotto di produzione 1000, io quando devo mettere quel prodotto finito in una bolla, invece di crearmene 50 pezzi, mi fa 1000, perché il lotto è quello. E questo è interessante, me lo segno anche questo, ne avevamo già discusso noi internamente su questa cosa, però ad oggi non c'è niente. Il lotto di produzione viene utilizzato solo per elettrodatare le date di scadenza, ok? O per il calcolo del costo del prodotto finito. Vengono utilizzate solo in queste due funzioni. Adesso me lo segno perché magari ci ragioniamo su e riusciamo anche a implementarlo, oppure riusciamo a fare delle considerazioni. Quindi, Serenella, ad oggi il lotto di produzione non viene proprio indicato né nel prodotto finito né nel semilavorato. Quindi, se io ho una quantità soddisfatta di 50, io metto in produzione 50, ok? Non c'è altro. Vediamo se ci sono altre domande. In questo caso, i componenti delle BL non elaborate, se impegnati, non vengono considerati disponibili, giusto? Ovvio, cioè se io, allora, se delle bolle non elaborate, se impegnate. Esatto, cioè nel senso se io seleziono solo un documento, io guardo solo quel documento, ok? Gli altri documenti non vengono considerati, quindi i progressivi non vengono considerati. Carlo mi ha fatto questa domanda.
Allora, andiamo un attimo avanti, poi dopo nel caso se avete delle domande continuatene a fare, rispondo in un secondo momento. Voglio andare a vedere proprio la generazione del documento, che è la cosa, diciamo, fondamentale. Allora, se io rilascio body di lavoro, qui faccio storno a fase dal disponibile, metto elenca, faccio così, faccio anche mancante la data. Allora, sì, lascio così, aspetta, qui non ci sono selezioni, ok. Facciamo l'elaborazione completa, ok? Allora, vi faccio vedere un esempio. Abbiamo un ordine cliente soddisfatto. Ah, no, scusate, prima ancora vi faccio vedere anche un altro parametro importante, includi bola di lavoro, ne abbiamo detto prima, ve l'ho detto prima a voce. Questo può essere interessante quando elaborate gli ordini clienti. Allora, se io gli dico includi bola di lavoro, ah no, cioè se io, cioè, io elaboro bola di lavoro e ordini clienti, buona, basta. Però, se io elaboro degli ordini clienti, posso anche andare a dire, ci sono delle bolle che non sono collegate a ordini clienti che mi vanno a soddisfare quegli ordini clienti? Io metto così, vediamo se abbiamo qualche informazione utile. Per esempio, vediamo se PF è disponibile, però questo. Ah, PL, perfetto. Per esempio, questo è un caso. Abbiamo l'ordine cliente 3 con questo IDP che ho una quantità di 100, però mi dice parzialmente soddisfatto perché ne ho 5 disponibili. Vado su PF disponibili e mi dice, noi abbiamo sempre visto che erano disponibili perché c'erano altri 100 magazzini. In realtà qui ho un'informazione diversa. Mi dice, questi 5 sono soddisfatti da questa bolla, la numero 23, che non è collegata a ordine cliente. Quindi se io vado sulla 23, vedete, ho questa bolla di lavorazione che però non è, diciamo, collegata a nessun ordine cliente. Guardate, non è collegata, che può essere utile perché mi va a soddisfare una quantità dell'ordine cliente. Ok? Decido quindi. Creo l'ordine cliente, faccio genera documenti. Io creo la bolla, lascio tutto. Scusate, ho sbagliato. OC, genera documenti, sì, devo andare a mettere quantità totale. E mi ha detto che è andata a creare la numero 24. Vediamo se mi ritrovo la numero 24 collegata già al mio ordine cliente. Cosa è successo? Ritorniamo un attimo indietro. Lui mi dice, adesso vedete, avete il pallino verde perché il documento è stato generato. Allora, io gli ho detto, 5 erano, diciamo, soddisfatti da un disponibile, PF disponibile da una bolla. Ho una bolla di 5 pezzi, ok? Che mi va a soddisfare parzialmente questa riga, che è di 100, però 5 le posso fare perché ce li ho disponibili. Io sto lavorando un ordine cliente, gli ho detto, considera anche le bolle, di lavorazione. Quindi, se ho delle bolle di lavorazione non collegate a ordini clienti, vai a controllare se ho, diciamo, se mi va a soddisfare le quantità dei miei ordini clienti. E questo è il caso. Io ho selezionato, ho messo genera documenti, adesso faccio su un altro, e gli ho detto, allora inizialmente avevo messo quantità fattibile, ma in realtà la quantità fattibile è zero, quindi non mi va a generare niente, perché in realtà è sulla quantità disponibile. Quindi mettete quantità totale. La quantità totale sarebbe quantità del fattibile più quella del disponibile. Se dovete collegare degli ordini clienti a delle bolle di lavoro, perché c'è questo giochino, dovete utilizzare la quantità totale, che è fattibile più disponibile. È l'insieme di queste due colonne. Ok? Se volete, avete anche la possibilità, se non sbaglio, di mettere quantità totale. Aggiungete la colonna e oltre. Vediamo se c'è. Vedete questa colonna qua, quantità totale. Per esempio qui 5, ok? Quindi create i documenti in base a questa quantità. Io adesso la tolgo perché mi dà solo, mi crea confusione. Però io cosa ho fatto prima? Con genera documenti ho detto fammela sulla quantità totale. Siccome è un ordine cliente, io ho generato comunque la bolla, l'ho creata solo della quantità totale, quindi solo di quei 5 pezzi, però l'ho già collegata la mia bolla di lavorazione a quell'ordine cliente, ok? E infatti entro sulla bolla numero 24 che ho generato e l'informazione della bolla me lo dice già il programma, perché io qui sto elaborando l'OC3, però ho generato la bolla numero 3, 24, esatto. Bolla 24 con il mio prodotto finito, nel dettaglio della riga vedete anche i riferimenti all'ordine cliente. Ok? Se io adesso vado nell'ordine cliente 3, OC3,
Vedete che la quantità 5 è in lavorazione perché è collegata alla bolla numero 24 e lo vedete anche qua. Ok? Altro esempio invece, vado per esempio qui totalmente soddisfatta, però perché la quantità è fattibile 10, perché i miei materiali ce li ho tutti a magazzino. Ok? Io quindi cosa posso andare a fare? Lo C. Vedete, questo è anche un esempio, per esempio, guardate, e qui è lo C di un mio prodotto finito che è il semilavorato. Io la mix non lo vedo come qui nelle sottobolle, ma lo vedo all'interno, vedete, nella lista io qui ho il mio mix, però mi dice che è disponibile, cioè è disponibile questo, vuol dire che ce l'ho a magazzino, ok? Non che i suoi materiali sono disponibili. Se voglio vedere se ci sono disponibili i suoi materiali, come mi chiedeva prima Michele, devo inserire delle categorie di sviluppo. In quel caso, qui nella lista dei materiali, non vi vedete questo semilavorato qua, ma i suoi componenti. Ok? Però dopo, se fate lo sfondamento, siete voi che dovete intuire, ok, ho tutti i materiali anche per fare il semilavorato. Non c'è questa informazione. Ok. Quello che volevo far vedere è questo ordine cliente, faccio genera documenti. In questo caso lascio la quantità fattibile. Quantità fattibile perché la devo fare di tutta la quantità che è fattibile, 10. Lascio sempre la bolla e mi dice creata la bolla numero 25. Bolla numero 25. Vado nelle mie bolle e vedete, ho creato la numero 10. Anche questa collegata all'ordine cliente. Ordine cliente 3. Quindi se io vado nello C3, adesso in stato L ho anche l'altra riga. Ok? Molto semplice. Invece, se sto elaborando, scusate, una bolla di lavorazione, ovviamente questo giochino, cioè non un giochino, questa generazione di documenti non la posso fare, perché qui la bolla è già creata. Quello che mi può essere utile è dire oggi, con quello che io ho a magazzino oggi, queste bolle la posso fare? Adesso ho una bolla fattibile, tipo questa, totalmente soddisfatta. Questo può essere utile per dire, ok, in questo caso un semilavorato sospeso, lo posso fare, posso generare direttamente nella bolla di lavorazione, perché cosa stiamo lavorando? La 23. La 23, ho i semilavorati sospesi, io posso fare la creazione dei semilavorati, della sottobolla, scusate, la 23.1 e so che questa la posso fare perché è completamente disponibile, ok? E la vado ad avanzare. Oppure, adesso no, forse ho letto male, scusate, questa è disponibile perché ce li ho a magazzino, quindi in realtà quello che dovevo fare io ho sbagliato, scusate, ma adesso la 23.1 la cancello. Quello che potevo fare. Ok, la 23. Ok, ce l'ho a magazzino già disponibile, io non lo devo produrre, quindi questo lo vado a cancellare. Confermo. E diciamo, il mio semilavorato verrà trattato come una materia prima, perché già in realtà non come, cioè, trattato come una materia prima, però ce l'ho già a magazzino, magari l'ho già prodotta su un'altra bolla, ok? Quindi se io adesso impegno, Shift F5, la mia mix è già questo 0,5 lo posso già fare, cioè nel senso è già disponibile e quindi questa bolla la posso per quel semilavorato posso dire che l'ho fatta, cioè la posso fare. Ovviamente poi dopo il prodotto finito principale non lo posso fare perché mi mancano tutti questi altri componenti. Importante, noi qui diamo l'informazione del materiale mancante, ma non è da questa funzione che create e generate gli ordini al fornitore, ok? Gli ordini al fornitore in questo caso l'ho andata a fare nella pianificazione, ok? Semplice. Ok? Anche qui tipo una bolla, io non posso generare nessun documento, però ho una bolla da 120. Questa mi dice che è fattibile 50 perché ho il materiale. Io adesso potrei andare sulla bolla 20 e dirgli spezzo la quantità 50. Scusate, l'ho fatta sulla bolla sbagliata, era questa. Posso andare, aspetta quantità, metto 50,
Intanto ho aspettato, adesso vado sulla quantità 50 e l'avanzo, perché ho tutto il materiale e la metto in produzione, oppure la impegno, avanzo solo la prima fase. Ovviamente dopo dipende dall'operatività, però la fattibilità serve per questo, capire cosa posso produrre, se qualcosa lo posso produrre o dall'ordine cliente lo trasformo cioè creo la bolla di lavorazione e l'avanzo, oppure se ho già la bolla di lavorazione posso dire ok, 50 pezzi li posso fare su 100, allora aspetto la quantità e intanto 50 ci lavoro. Ok? Tutto chiaro? Io in realtà penso di aver trattato tutti gli argomenti. Non ho altro da aggiungere. Ditemi voi se c'è qualcosa di poco chiaro, se avete altre domande. Vi do qualche minuto. Intanto controllo se mi sono dimenticata qualcosa. Nessuna domanda, eh? Tutto chiaro, perfetto, Giovanni. Non ci resta che fare qualche prova, certo. Sì, come dico anche sempre con la pianificazione, sono comunque la fattibilità e la pianificazione sono degli argomenti piuttosto complessi, quindi ovvio. Serve tantissimo fare il corso per avere le nozioni generali, poi dopo però bisogna fare delle prove, quello è ovvio. Allora, Fabrizio mi dice di fare un esempio dei semilavorati sulla categoria di sfondamento. Adesso facciamo una prova. Allora, una grafica articoli sulla mix. Il mio semilavorato li vado a mettere sulla distinta base, ulteriori dati, categoria di sfondamento A, perfetto. Adesso emissione revisione documenti, vado a creare un OC ad hoc, anche se ce li ho degli altri, però EDT, vado a prendere un EDTP, un EDT tipo questo. Non stampare. OC5, allora andiamo qua, produzione, fattibilità. Allora, elaboro solo gli ordini clienti, facciamo così, seleziono solo il numero 5, così abbiamo solo quell'informazione. Lascio, elenca tutti i materiali, così. Lui cosa mi dice come informazione? Mi dice OC5 non soddisfatto, lasciamo stare lo stato che non mi interessa. Se io vado nei mancanti, io vedo la mia mix come componente, ok? Come componente, mi dice questo è un semilavorato. Se io però nella pianificazione, nella fattibilità, gli dicessi sfondami la categoria A, vediamo se cambia un po' l'informazione. Vedete qui la mia mix, se non sbaglio, non mi compare più. Però la categoria di sviluppo cosa fa? Non mi fa più vedere il codice del semilavorato, ma mi fa vedere direttamente i suoi componenti. Io adesso perché conosco i miei archivi e so che fusto e essenza sono del mio semilavorato. E quindi mi dice, mi fa il conteggio, diciamo, il ragionamento come sugli altri materiali, sui materiali del semilavorato. Ok? Giampiero, dimmi se è tutto chiaro. Il concetto dello sviluppo è questo. Dimmi se è tutto ok, perfetto, il concetto è questo. Se io tolgo la categoria di sviluppo qua, invece il semilavorato lo considera come un componente, però mi fa vedere che è un semilavorato. Con le bolle di lavorazione è diverso invece, perché se è un semilavorato sospeso viene trattato come se fosse un prodotto finito su una bolla di lavorazione. Se lo assetto bolla, uguale, viene trattato come un semilavorato, un prodotto finito. Quindi vedrò direttamente le sue materie prime. Qui invece diciamo che è un po' più a intuizione. Adesso comunque questa cosa me l'avevate fatta notare, me la sono segnata. Magari per qualche spunto, per qualche, diciamo, per renderlo un po' più. E diciamo più chiaro. Allora, tutto chiaro, perfetto. Ci sono altre domande?
Vedete che prima non c'era in lavorazione, su questo prodotto finito e su questo schermo file, scusate, sono andata a generare dei documenti e quindi me lo fa vedere in lavorazione. Creato qui solo aperti e poi chiusi, il chiuso invece è perché non posso generare più altro, ma molto probabilmente perché queste sto lavorando solo delle bolle, quindi io qui non posso generare documenti. Allora, Carlo mi chiede se in magazzino c'erano 5 pezzi, lo sfondamento avveniva per i restanti 5? Sì, il concetto è sempre lo stesso, che se io gli dico di ricercare i mancanti, i materiali mancanti, me lo fa se, cioè, mi va a controllare anche gli altri magazzini. Il concetto è sempre quello, eh. Se è un semilavorato, se sto elaborando un ordine cliente ed è un semilavorato che viene trattato come una materia prima, il concetto è sempre lo stesso, ma lo stesso anche se sto facendo uno sviluppo. Per i materiali del semilavorato viene fatto sempre lo stesso ragionamento, viene sempre controllato anche dei mancanti. Oppure se è un disponibile, mi viene sviluppato solo la quantità, diciamo, mancante. Quello sì. Ok, ci sono altre domande? È tutto chiaro? Riguardo anche un attimo le slide per vedere se mi sono ricordata di dire tutto, ma credo proprio di sì. Una cosa che non vi ho fatto vedere, ma il concetto è molto semplice, è questo qua nella generazione. Io adesso ho lasciato il default, però se voi generate, se voi selezionate più righe e mettete genera un unico documento, come vi ho detto prima, come vi ho detto all'inizio, mi genera un'unica bolla di lavorazione con tutte le righe che ho selezionato, oppure mi genera un documento per ogni riga selezionata. Quello il concetto è molto semplice, ok? È l'unica cosa che non vi ho fatto vedere, però ve l'ho spiegato a voce. Queste altre cose le abbiamo viste tutte, direi. Sì. Quindi non ho altro da aggiungere. Se non ci sono altre domande, io vi saluto e vi auguro una buona giornata e buon lavoro.